Buonasera, buon venerdì bentornati a Soccer Mania. Questa sera come ogni venerdì è un'edizione short, un po' più eh, leggera, più corta di Soccer Mania. Dureremo solo un quarto d'ora per poi lasciare spazio eh, ad itinerare. Allora cominciamo subito eh, con una ottima notizia per il Pescara. Andiamo a vedere eh, direttamente dalle colonne web della gazzetta dello Sport, perché la Corte di Giustizia. Eh, federale ha assolto il Pescara che dunque non partirà con la penalizzazione nel prossimo campionato di Serie A, partirà da zero esattamente come le altre squadre. L'Atalanta invece partirà da meno 2, meno 3 al Siena. Leggiamo, la Corte di Giustizia federale ha parzialmente accolto i ricorsi contro le sentenze di primo grado relative al filone di Cremona sul calcio scommesse. Siena ad handicap, altra penalizzazione per i bergamaschi, salvi gli abruzzesi in B ridotte le sanzioni di Novara, Regina e Albinolef. Nella foto il procuratore federale Stefano Palazzi, il Corriere dello Sport scommesse in appello. Annullato il meno 2 al pescare. Allora andiamo sul sito internet della società abruzzese: giustizia è fatta, si legge restituiti i eh, due punti. Questo è il dispositivo eh, della sentenza tra, tra i tesserati, mh, ridotte le squalifiche a Franco De Falco da 3 anni e 9 mesi a un anno e un'ammenda di 30.000 euro, e a Gianluca Nicco che è quello che interessava di più al pescare, lo vedete da 3 anni a un anno e ammenda di 30.000 euro. Mila euro per Gianluca Nicco. Il, al procedimento eh, di appello hanno preso parte 10 dei 14 eh, club perché eh, non hanno presentato ricorso la Vesa, le fallite eh, Piacenza e Ravenna e anche l'Ancona. E 30 dei 33 eh, tesserati. Eh, in sostanza, eh, questa è davvero una notizia. Eh, eccezionale per il Pescara, davvero molto molto eh, positiva per i biancoazzurri che avevano eh, quasi messo nel conto di dover partire eh, con una minima penalizzazione e invece eh, adesso il sodalizio biancoazzurro può eh, davvero sorridere eh, società del Pescara che aveva sempre eh, detto di essere totalmente estranea ai fatti, fatti che si riferiscono alla presunta combina, ma a questo punto smentita dalla Corte di Giustizia federale del famoso Piacenza-Pescara 02, in cui sarebbero stati sarebbero coinvolti Gianluca Nicco per il Pescara che rispondeva per responsabilità oggettiva e per il Piacenza, Carlo Gervasoni che è uno insieme a Filippo Carobbio, uno dei grandi pentiti che ha aperto il calderone relativo al calcio scommesse, dunque il Pescara non non partirà da meno 2, partirà esattamente come tutte le altre squadre, a parte le eccezioni Atalanta e Siena che come avete visto invece sono sì penalizzate, quindi il Pescara alla partenza del campionato a fine agosto le avrà già alle spalle. Un'ottima notizia questa per Giovanni Stroppa e la sua squadra che probabilmente e vedremo lo sviluppo nel corso delle prossime settimane dei prossimi giorni forse dovrà fare a meno di Marco Verratti perché ieri vi abbiamo raccontato abbiamo avuto anche in collegamento telefonico il presidente del Pescara Daniele Sebastiani che ci ha raccontato come si sta evolvendo questa trattativa ieri a Parigi c'erano il direttore sportivo Daniele Dellicarri e il procuratore di Marco Verratti Donato eh, di Campli sono rientrati ieri sera con l'aereo proprio eh, da Parigi, proprio eh, all'aeroporto di Pescara, eh, li abbiamo lo abbiamo intervistato, ci riferiamo a Donato eh, di Campli, il manager del giocatore eh, classe 1992 ci ha parlato proprio della trattativa tra Verratti il Pescara e il Paris Saint-Germain eh, di Leonardo sentiamo cosa ci ha detto è nata in un ristorante a Milano con il presidente del PSG e anche i bonifici di Daniele Ligarri con Leonardo però è, è nata e, ed è una trattativa importantissima forse la più importante di questo calciomercato no, è soltanto stato un primo approccio con il Paris Saint-Germain non c'è ancora nulla c'è soltanto un interesse concreto di questa squadra. Non bisogna discutere di tutto, no? sono situazioni delicate, eh, ci sono in ballo tanti soldi, eh, quindi prima di prendere decisioni bisogna riflettere e vedere nel profondo cosa c'è sotto. Prossimamente, non è stata fissata una data, ma prossimamente sicuramente ci sarà un nuovo approccio. È una bella realtà, io oggi sono stato a Parigi e ho visto il progetto che hanno, eh, lo stadio, tutto quello che stanno facendo e poi hanno in serbo altri colpi importantissimi. Si è dimostrato vero l'interesse da parte di Leonardo, tant'è che abbiamo fatto anche una conference call con Ancelotti e lo stesso ha chiaramente detto di volere Marco. Possono dire tutto quello che vogliono Verratti e Del Pescara, non è stato siglato alcun accordo. Queste le parole, insomma, di Donato Di Campli proprio appena atterrato all'aeroporto di Pescara proveniente da Parigi. Pescara che continua a muoversi sul mercato, specie a centrocampo, manca solo l'ufficialità, ma Bjarnason, Birkir Bjarnason, centrocampista islandese può considerarsi Quasi un giocatore del Pescara, A lunedì sarà, il calciatore sarà in Abruzzo, visite mediche e poi firma sul contratto, prestito con diritto di riscatto, tre anni di contratto con la possibilità poi, come detto, tra 12 mesi di riscattarlo per una cifra che si avvicina al milione di euro. E sono arrivate anche le parole eh, di Jim Solbakken, che è l'agente eh, del centrocampista eh, Bjarnasson, che ha detto eh, nei prossimi giorni vedremo se c'è qualcosa da considerare, mi sto recando in Italia per parlare con il Pescara. Questo è il mio primo incontro ufficiale con il club, ma già, abbiamo già parlato... Per telefono per eh, diverso eh, tempo, Bjarnason ama stare allo standard ed è veramente felice qui, ma quando ricevi una chiamata dalla Serie A e il club mostra grande interesse è opportuno valutare l'opportunità che si presenta. Parlerò con il Pescara e dopo vedremo in sostanza una conferma in diretta di quanto, ehm, di quanto sta accadendo e del fatto che Bjarnason tra poco... Vestirà la maglia bianco-azzurra del Pescara. Per quanto concerne invece un altro giocatore si tratta di eh, Mugnoz, si potrebbe chiudere invece nella giornata di martedì la trattativa per il passaggio proprio di Mugnoz, eh, attaccante del Colo Colo al eh, Pescara, perché i Bianco-azzurri che erano interessati a questo giocatore eh, cileno, ehm, adesso stanno, eh, voci di mercato dicono che si sta, stanno cercando di affondare il colpo, anche qui si parla di prestito con eh, diritto di riscatto nel caso ehm... La trattativa andasse a buon fine, c'è da dire che dunque tutti i discorsi sono rimandati a settimana prossima perché siamo a venerdì e quindi il mercato va verso la chiusura, verso la pausa del weekend per riprendere poi eh, da lunedì. E martedì probabilmente potrebbe essere il giorno buono per Carlos Muñoz Pescara che ancora eh, non ha iniziato il proprio ritiro. Invece ci sono delle squadre che lo hanno eh, incominciato già da qualche giorno, la prima. A radunarsi, è stata eh, la Roma che si è trasferita a Riscone eh, di Brunico. Eh, allenamenti intensi, davvero molto intensi. Quelli di Zeman. E qui a Pescara li si conoscono davvero molto eh, bene oggi, sotto eh, l'acquazzone, vedete Zeman che controlla la corsa dei suoi eh, atleti. Oggi doppia seduta sia mattina come detto alle 9.30 e poi in pomeriggio eh, alle 17. Tutti i giocatori sono scesi in campo tranne Dodò, che è il nuovo acquisto della Roma, che ha svolto lavoro differenziato. Qui invece siamo a Formello con la Lazio che si sta radunando perché sta per partire alla volta di Auronzo di Cadore per il ritiro in Trentino. Dal 9 luglio sino al 26 luglio svolgeranno anche quattro amichevoli i biancocelesti del Neotecnico eh, Petkovic. Qui invece ci spostiamo a vedere il Parma che invece è a sudare in Sardegna per la precisione ad Olbia, corsa e clima molto diverso da quello che ha eh, trovato la Roma per la formazione eh, ducale. Eh, Parma che è molto Attivo sul mercato dopo aver perso Giovinco, ma ha messo eh, dentro eh, parecchi giocatori molto, molto interessanti. E per quanto concerne sempre la Serie A, un'altra squadra che ha cambiato tecnico: così come, come la Lazio e come la Roma, e il Siena che abbiamo visto partirà penalizzato uno scoglio in più per il neotecnico. Presentato: sono eh, ovviamente felice insomma, per una serie lunga di motivi, alcuni ne ho espressi prima in conferenza stampa, il fatto di poter iniziare finalmente dopo quattro anni in cui invece eri stato costretto insomma, a salire in corsa, che non è mai una bella cosa, o meglio una cosa parziale, e limita tantissimo credo il lavoro di un allenatore, poter essere propedeutici in una preparazione per un campionato, quindi per tutto quello che... Sono le cose vere, quindi le partite di campionato, avere la possibilità di prepararle e fisicamente, ma soprattutto tatticamente e mentalmente mi rende di nuovo insomma, pieno di entusiasmo perché questo credo che è il primo tassello per poter vivere una stagione ovviamente di difficoltà perché quello magari... Fare una buona preparazione significasse ottenere il risultato. Ma guarda destro è un ragazzo che ha 21 anni, credo. però è, mi sembra sveglio, intelligente, da capire le situazioni. Insomma, Lui ha due grandi vantaggi. Uno, che lo vogliono squadre importanti e questo sicuramente lo renderà ansioso. Ma vi assicuro che sono molto più ansiosi i giocatori che non hanno richieste. E l'altro vantaggio è che si allinerà con me. Quindi... Siena, avete visto sorridente Serse Cosmi perché potrà contare anche su Pablo Hernan Della Fiore, difensore classe 1985, eh, un passato al, eh, anche al Torino prima del Parma. Ha perfezionato l'acquisto in comproprietà del difensore nato a Buenos Aires. Dalla Serie A ci spostiamo nella Lega Pro perché eh, sul sito ufficiale del Chieti è apparsa eh, è apparso il comunicato che dice che eh, la società Nero Verde in data odierna eh, ha depositato presso gli uffici della Lega Pro la garanzia fideiussoria rilasciata da Banca eh, Serfina. Il sodalizio Nero Verde ha dunque ottemperato a quanto richiesto dalla Lega stessa per ottenere la riammissione al campionato di seconda divisione. Eh, questa è una eh, notizia che avevamo dato un paio di sere fa ed era relativa alla temporanea non ammissione del Chieti nel campionato di seconda divisione perché non erano state accettate delle garanzie fideiussorie. Avevamo avuto anche in collegamento telefonico il presidente Walter Bellia che si era detto fiducioso rispetto all'ammissione. Del Chieti in seconda divisione. Infatti, Walter Bellia, che dice sempre dal, eh, dal comunicato apparso sul sito internet. Ribadisco che siamo del tutto eh, tranquilli. Il Chieti disputerà regolarmente il prossimo campionato di seconda divisione. E annuncio che nel corso della prossima settimana presenteremo il nuovo allenatore. Primo atto di quello che sarà il Chieti 2012-2013, che dovrebbe essere a meno di clamorose eh, sorprese. Tiziano De Patre, rimaniamo in Lega Pro perché invece. Invece il Teramo Agile il suo allenatore, ma anche ha cominciato ad operare sul mercato. Il primo eh, rinforzo viene dalla Vis Pesaro: è un attaccante, si chiama Luca Bellucci. L'abbiamo intervistato. Luca Bellucci è il nuovo bomber del Teramo Calcio. Sì, è il nuovo attaccante del Teramo Calcio. Poi per bomber speriamo tutti che, posso, che possa diventare anche bomber. Eh, sono, sono molto contento dell'opportunità che mi hanno concesso qui a Teramo eh, con in primis il presidente e i dirigenti e quindi sono molto motivato. Lo scorso anno 14 gol con la Vispesaro e anche segnato contro il Teramo. <ride> sì, all'andata, dove a dire la verità la partita per noi della Vispesaro era andata così e così. E diciamo che forse è servito anche come biglietto da visita per incuriosire la società. Che tipo di attaccante sei? Sono un attaccante, cioè, credo che le mie qualità migliori siano l'esplosività, il colpo di testa e la forza fisica in generale, e poi starà a voi giudicarmi per tutto il resto diciamo. Sei anche un attaccante che si mette spesso e volentieri a disposizione della squadra, e questa è una cartesia che a mister Cappellacci piace tanto. Beh sì, a me piace piace sentirmi in partita, piace sacrificarmi, perché credo che eh, nel calcio moderno eh, sia una cosa fondamentale. e Lo faccio molto ben volentieri. Perché alla fine quello che conta è sì segnare, ma è il risultato finale. Credo che questo si possa raggiungere in maniera migliore se tutti danno un giusto contributo alla causa. Tra i professionisti, già hai giocato a Gubbio e Manfredonia. Che stagione ti aspetti qui a terra? Sicuramente mi aspetto una, una bella annata, come è normale quando si parte. però vedo che qui c'è un progetto valido e un un'organizzazione solida, ho scelto Teramo anche per questo e spero che tutto vada, vada per il meglio e perché credo fortemente nel progetto che ho sposato. In bocca al lupo dunque a Luca Bellucci. Questo è il comunicato ufficiale della società eh, bianco rossa. Accordo con il giocatore ex Vispesaro. Valido per le prossime due stagioni. L'attaccante gubino classe 1987 che ha giocato con i marchigiani nell'ultima stagione. 28 presenze con la Vispesaro. 14 reti, 5 reti anche tra i Pro, con 38 presenze. E poi una notizia che riguarda un ex giocatore del Teramo, Marco Ciampi, che eh, sbarca in Serie B con la Juve Stabia. Eh, difensore nato nel 1992, campano di Benevento, passa dunque dopo aver disputato una stagione a Teramo. Adesso eh, va nella Juve Stabia. Questo è anche il comunicato ufficiale eh, del sito dei Gialloblu. Buone notizie dunque con l'arrivo di Bellucci a Teramo per quanto concerne il calcio. Un po' meno per quanto riguarda il basket. Il servizio. Lavventura del Teramo basket. è Ormai al capolinea. Sono scaduti ieri pomeriggio i termini di consegna della Fideluzione da 350.000 euro. Passo purtroppo decisivo per continuare nell'iter di iscrizione al prossimo campionato di Serie A. Sarà ora il Consiglio federale del prossimo 14 luglio a ratificare la definitiva esclusione del sodalizio biancorosso dal panorama cestistico nazionale, dopo ben nove anni nella massima serie ed una lunga storia nata nel 1973. A nulla sono serviti gli appelli piovuti da più parti, gli interessamenti più o meno convinti della politica e delle forze imprenditoriali, i comitati cittadini sorti a supporto del basket teramano. Purtroppo, un capitolo si chiude. Bisognerà capire ora se la palla spicchia avrà comunque cittadinanza a Teramo. Magari ripartendo dalle serie minori, o se il Palas Capriano, tempio del basket cittadino e primo spettatore delle imprese di Lugli e Soci, resterà tristemente vuoto la domenica. Ora si apriranno i processi contro chi avrebbe potuto e invece non ha voluto salvare il basket biancorosso, si rincorreranno accuse, mezze verità ed il solito fiume di parole buone per riempire pagine di giornali, ma tutto sommato inutili perché alla fine di tempo per salvare il basket terramano ce n'era, ma nessuno fosse realmente voluto fare il miracolo. Cosa succederà ora? Difficilmente Teramo continuerà ad avere la pallacanestro di vertice, più che probabile una ripartenza dalla C regionale, sempre che qualcuno versi 15.000 euro per mantenere l'affiliazione alla FIP. Insomma, se il 5 luglio entrerà nella storia del basket cittadino come la data della fine, l'augurio è che presto Teramo possa ricordare anche il giorno di un nuovo inizio. Ce lo auguriamo tutti. Chiudiamo con la notizia che vi abbiamo dato ad inizio di questo appuntamento. Soccer Mania. Il Pescara è stato assolto dalla Corte di Giustizia federale, che ha accolto il ricorso della società Bianco Azzurra, restituiti i due punti. Eh, o meglio è tolto il meno dalla classifica del Pescara che partirà dunque da 0 e non da meno 2 come era stato eh, deciso nel primo grado di giudizio. È tutto per Soccermania, noi ci vediamo domani sempre puntuali, sempre alle 20, adesso vi lascio con l'itinerario.